Io penso che scopriremo più scandali ancora di più di quelli che sono emersi nell'ultimo periodo, perché è sempre così nei momenti in cui cade un regime. Transizione. Nei periodi di transizione i vincoli di omertà che tenevano insieme corrotti e corruttori, mafiosi e politici mafiosi, vengono meno. Perché? Perché i politici contano meno e chi li sosteneva è già in cerca di quelli che dovrà sostenere dopo. Quindi butta a mare la vecchia classe politica e cerca di accreditarsi presso quella nuova. Quindi è un momento in cui di solito il mafioso si pente più facilmente e il corruttore fa più facilmente il nome dei corrotti. Perché? Perché deve già guadagnarsi un posto in prima fila nel nuovo regime, la vogliamo chiamare la Terza Repubblica, chiamiamola come vogliamo. Esattamente quello che successe nel 92, dove la classe politica della Prima Repubblica era ormai in declino e gli imprenditori facevano la fila davanti a Di Pietro per dire ho pagato questo, questo e quell'altro, patteggio e torno al mio lavoro e mi accredito presso quelli che verranno. Adesso è di nuovo il momento, quindi io mi aspetto che magari qualche mafioso importante cominci a parlare di come è nata la Seconda Repubblica con le trattative fra Stato e mafia sulle stragi e mi aspetto che ancor più numerosi siano gli imprenditori che faranno saltare le cricche che hanno retto questa Seconda Repubblica e purtroppo le cricche di questa Seconda Repubblica non erano soltanto di centrodestra, erano molto intrecciate e non è un caso se negli ultimi scandali si trovavano sempre uomini vicini al centrodestra ma anche uomini vicini al centrosinistra. Senti Marco, ieri si è concluso il primo ciclo della trasmissione di Michele Santoro, Servizio Pubblico, no? Dove alla quale tu partecipi e, certo. E sei insomma coautore, ci racconti ogni giovedì sera tante cose interessanti e anche inquietanti. Dopo questo primo ciclo, ieri Michele Santoro ha detto che andrete avanti, sì. Riprenderete il 12 gennaio. Che bilancio possiamo fare diciamo di questo esperimento? Perché avete comunque fatto un esperimento. È un esperimento che non sarà mai visto me in Italia, no? Esatto. In questo modo. Io sono felice di avere partecipato a due esperimenti analoghi. Due anni fa il Fatto Quotidiano, un giornale che non ha padroni, non ha editori, ma che si finanzia coi soldi dei lettori, degli abbonati, lo dico perché siamo in campagna abbonamenti, ma anche di chi va in edicola ogni giorno a portare il suo obolo di 1,20 €. E allo stesso modo la trasmissione di Santoro e della sua squadra è una trasmissione che va in onda senza padroni, senza editori, con i cittadini che si sono autotassati 10 euro più a testa e ci hanno dato 1 milione di euro che per il momento non abbiamo nemmeno sfiorato e sono ancora tutti lì perché finora, se Dio vuole, è bastata la pubblicità per finanziare la trasmissione, quindi non è costata 1 euro a nessuno questa trasmissione ed è una trasmissione che fa dei miracoli. Poi i dati dell'Auditel valgono quello che valgono perché è difficilissimo acchiappare gli ascolti di piccole televisioni locali ed anche certo. Quelli di Sky è abbastanza difficile acchiapparli, per non parlare di quelli di Internet che proprio non vengono nemmeno calcolati.